Benissimo, benvenuti. Eccoci, proviamo a vedere adesso quello che abbiamo fatto l'ultima lezione, in cui vedevamo un elementare sistema solare, in cui avevamo un Sole, vedete che è una sfera che gira, che ruota, e un pianeta, nel nostro caso la Terra, che gira attorno al nostro Sole. Questo viene attivato, attraverso un touch. Quindi semplicemente se io clicco su questo pianeta, su questa la Terra, vedete che la Terra pian pianino, in maniera abbastanza smooth, si mette a fare una traiettoria che è ellittica attorno al Sole. E questa traiettoria è definita da una precisa equazione di movimento che adesso andremo a vedere con calma. Ok, quindi si fa tutto un angolo giro, vedete quindi che la Terra gira facendo un angolo completo di 360 gradi, o anche in espressione radianti in 2π, cioè 6,28 radianti. Ed è quando ha finito la rotazione, dice appunto fine rotazione. Però andiamo con ordine, quindi noi abbiamo fatto fondamentalmente, quindi magari lo rivediamo qua, abbiamo fatto un oggetto, modifica, che abbiamo chiamato Sole e questo oggetto l'abbiamo fatto di tipo sfera. Dopodiché all'interno di questo oggetto ci abbiamo messo uno script di rotazione semplice, che è molto semplice, banale, dove viene fatto semplicemente un LL target omega. Qui abbiamo l'LL target omega indica la rotazione, quindi come l'oggetto ruota attorno a un asse, poi viene definito un asse dove c'è scritto le coordinate degli assi attorno a cui ruotare, in questo caso essendo 1 l'ultimo asse, è l'asse z, quindi l'asse verticale. E poi 3, 1, 3 indica la velocità di rotazione, quindi adesso lo stiamo facendo ruotare abbastanza velocemente. Quindi questo semplice script consente di fare una rotazione attorno al proprio asse. Invece, nel caso della Terra che circola attorno, c'è sempre uno script di rotazione, quindi simile a quello in cui eventualmente possiamo dire che la Terra ruota, potrebbe anche ruotare in senso opposto, tipo meno 2, adesso lo scriviamo bene, quindi mettiamo meno 2, quindi ruota nel senso opposto e un pochino più lentamente. Ecco, vedete che quindi il Sole ruotava in senso antiorario e la Terra ruota in senso orario, cioè negativo. Dopodiché però dentro c'è un altro script. Quest'altro script è orbita attorno al Sole. E questo orbita attorno al Sole, la cosa fondamentale è che cerca un oggetto vicino che si chiama Sole. Se non lo trova, questo oggetto ci segnalerà che non c'è questo oggetto, quindi c'è una specie di radar che individua tutti gli oggetti che hanno un certo nome. Nel momento in cui trova effettivamente un oggetto vicino, diciamo, cerca di ruotare con una rotazione con un raggio circa 3. In realtà vedremo che per fare un'ellisse usiamo due raggi, quindi un raggio orizzontale lungo l'asse X ottenuto come raggio per il coseno dell'angolo per 1,5, quindi un pochino più largo lungo la X, quindi una volta e mezzo il raggio. E lungo la Y invece mettiamo lungo la X mettiamo il raggio normale, quindi raggio per cos φ, e lungo la Y raggio per 1,5 per seno di φ. Se avessimo messo raggio per cos φ e raggio per sin φ, avremmo ottenuto un'orbita esattamente circolare, cosa che magari può anche andare. Notate che qui, quando viene toccato l'oggetto, cosa fa? Semplicemente si mette a far variare un angolo φ, φ che varia fra 0 fino ad arrivare a 2π, cioè fino ad arrivare a 360 gradi, e ogni volta incrementa l'angolo di
di un grado, cioè π diviso 180, che è circa un grado. Quindi a questo punto tutto ciò potrà esistere solo se trova questo oggetto, quindi se noi gli cambiamo nome, quindi al posto dei sole gli mettiamo sole 1 e poi facciamo il reset del nostro script, quindi andiamo sul nostro oggetto e nello script di rotazione gli facciamo un ripristina. Vedete che non riesce a trovare l'oggetto di nome Sole perché lui cercava Sole. Quindi se cambiamo il nome a Sole, l'abbiamo chiamato Sole 1, dobbiamo anche qui metterci Sole 1. E poi salviamo. E se lo trova, vedete che dice script running e in più dice ready. Ready vuol dire che ha trovato effettivamente il nostro Sole che ci aggira. Quindi a questo punto possiamo vedere tranquillamente cliccando che la nostra Terra comincia a girare attorno al Sole. E si fa tutto il giro. Ora, il punto successivo, per l'argomento che in realtà non abbiamo fatto in tempo a vedere a lezione, era di provare a fare un altro moto. Quindi questo qui è un moto circolare, quindi la Terra che gira attorno al Sole, e proviamo a fare invece un altro oggetto che sia una luna. Quindi una luna, quindi prendiamo un oggetto che abbiamo in realtà già fatto, che chiamiamo luna, eccolo qua, luna. Allora, la luna vedete che è bianca, e questa luna avrà internamente uno script, e questo script lo chiamiamo ruota attorno a terra. Allora, per iniziare facciamo questo script, è molto simile a quello della Terra che ruota attorno al Sole, ed è che cerca fondamentalmente quando viene attivato, cerca di fare un repeat, cioè cerca di individuare ripetutamente la posizione della Terra. E poi man mano che poi è attorno alla Terra, trova le coordinate, quindi trova la coordinata del centro della Terra e cerca di ruotarci attorno. E man mano che ruota, in questo caso fa un plot di un oggetto punto che però al momento commentiamo, giusto per chiarezza. Al momento gli diciamo di fare semplicemente la rotazione attorno al punto. Quindi salviamo questo secondo script che, come abbiamo visto, si cercherà anche lui l'oggetto Terra, ma lo cerca nel momento in cui la Terra gli ha detto on, quindi lo accende. Oppure quando qualcuno gli dice on. Vedete, questo ascolta sul canale 100, quindi la Luna in questo momento è pronta, ma bisogna dirgli barra 100 on per accenderla. Ecco, vedete che nel momento in cui è accesa, la Luna comincia a girare attorno alla Terra, in questo caso con un moto circolare di raggio molto ristretto. Quindi se io a questo punto cosa faccio? Provo a far girare la Terra attorno al Sole, quindi clicco. La Terra, vedete che gira attorno al Sole e la Luna se la porta dietro. Perché? Perché la Luna in ogni momento va a vedere dov'è la Terra e cerca di girarci attorno. Vedete che si ottiene, ecco, questo tipo di moto visto così è proprio una specie di sistemino solare dove c'è solo la Terra. Per evitare lag, questa cosa fa soltanto il giro a 360 gradi, quindi quando ha finito di fare il giro si fermerà. Ok, ha finito. E quando ha finito smette anche di far funzionare la luna, no? Nel senso che così si riduce al minimo il lag sulla sim, cioè gli oggetti rimangono fermi.
Adesso, il fatto che voi vedete che il Sole e la Terra continuano a ruotare, questo è lo script target omega che in realtà non ha peso apprezzabile sulla sim, quindi va bene. Per vedere l'effetto delle cicloidi, che era l'oggetto in teoria del corso dell'ultima volta, facciamo in modo tale che la Luna, quando ruota, lasci dietro di sé una scia. E questo lo facciamo facendole rizzare un oggetto che è un punto, e se lo salviamo, ok? Quindi a questo punto cosa succederà? Che la Luna, man mano che girerà, lascerà dietro una scia. Quindi se noi gli facciamo ripetere di nuovo alla Terra la rotazione, vedete che viene lasciata una scia. Questa scia che viene lasciata dietro è esattamente, o comunque abbastanza simile a quello che vi stavo dicendo, c'è una cicloide. La cicloide è la composizione, in questo caso, di due moti, cioè il moto rotatorio della Terra attorno al Sole e il moto rotatorio della Luna attorno alla Terra. Quindi così si può vedere esattamente questo tipo di curva ottenuta dalla sovrapposizione di due moti. E tra l'altro si vede anche che il moto della Terra non è proprio circolare, ma è un'ellisse. Quindi questo è il quantum. Quindi, ricapitolando, per riuscire a, tra l'altro adesso vi farò notare che questa scia lasciata, che sono dei prim, questa scia lasciata non sono dei prim temporanei. E questi prim spariscono, vedete, dopo un pochino, spariscono in modo tale da, perché una volta che si è vista un po' la scia lasciata, per evitare di occupare troppi prim nella sim, se ne vanno via. Quindi, conclusione, vediamo un po', ricapitoliamo come è fatto questo sistema solare. Abbiamo fondamentalmente un sole che è una sfera, su cui ho applicato un colore giallo, che è semplicemente una sfera, e su cui abbiamo avuto cura di dargli il nome Sole, in questo caso Sole 1 abbiamo visto per distinguerlo, e nel contenuto abbiamo uno script di rotazione, semplice questo. E basta, fin qui il Sole è finito. Poi abbiamo visto che abbiamo la Terra, che ha sempre un script di rotazione, ma con lì prima c'era più 3 e qui meno 2, quindi questa diciamo che è la rotazione della Terra, diciamo, e poi in più però c'ha uno script, questo orbita attorno al Sole, e questo orbita attorno al Sole sarà uno script in cui la parte più importante è il nome dell'oggetto su cui si fa il sensor. Il sensor viene fatto una sola volta perché il Sole rimane fermo, mentre invece nella Luna, che avrà uno script simile, il sensor lo continuerà a fare ripetutamente per cercare di capire la Terra dove si è mossa. E abbiamo infine appunto la Luna, che è diciamo il punto più complesso, in cui potrebbe avere anche lei uno scriptino di rotazione, ma non glielo mettiamo perché tanto è piccola e non si vede. Ha fondamentalmente un ruota attorno alla Terra dove va innanzitutto ascolta su un canale 100, ma perché per poter essere accesa o spenta a comando, ma soprattutto cosa ha? Nel momento in cui è accesa continua a fare un sensor repeat, quindi fa un radar per vedere se trova vicino a sé un oggetto che si chiama Terra. E questo lo fa ripetutamente, ogni volta che lo fa cerca di capire, cerca di trovare il centro in cui si trova la Terra, dopodiché ha un indice che oscilla, quindi va avanti di un po' di gradi per volta, quindi va un po' più velocemente, e poi si fa appunto raggio alfa, cioè l'indice, l'alfa del raggio, raggio per sin d'alfa, e quindi si posiziona nel punto giusto e poi lascia una scia dietro di sé facendo un res object di punto. Ora il punto che lascia dietro è questo oggetto che abbiamo messo dentro. Questo punto, se lo rezziamo, eccolo qua,
Vedete che è semplicemente una sferina leggermente più piccola della Terra in cui gli abbiamo messo nelle caratteristiche dell'oggetto, gli abbiamo messo che è fantasma ed è temporaneo, quindi vuol dire che sparirà. Dentro non c'è nessun tipo di script, è vuoto. E gli abbiamo messo che è un po' luminoso, quindi abbiamo messo un po' di caratteristiche sulla texture qua, massima luminosità. E questo l'abbiamo creato appunto come una sferella piccoletta. Vedete che le caratteristiche di questo oggetto sono 006x006x006. Abbiamo fatto questo oggettino, l'abbiamo fatto la take nell'inventory, quindi abbiamo fatto prendi, e poi l'abbiamo spostato dentro l'inventory della mia luna. Qua, infatti, vedete qui c'è il punto. Ovviamente, essendo un oggetto temporaneo, il prendi dovrà essere fatto prima che sparisca, altrimenti non funziona. Quindi, riassumendo, oltre al Sole con il suo script di rotazione, la Terra con il suo scriptino di rotazione e target omega più lo script di rotazione attorno al Sole, quindi lo mettiamo sempre, ecco, vedete che gira, e vedete che adesso abbiamo di nuovo questa cicloide che gira, lasciando la traccia dietro di sé. E questo direi che è, diciamo, un punto interessante. Poi, ovviamente, se si vogliono tenere altri tipi di cicloide, si può far muovere la Terra lungo non attorno a un'ellisse, ma ad esempio dargli un'equazione di moto rettilineo, quindi si può fare x uguale diciamo un punto iniziale più at, dove t è un indice opportuno che noi possiamo far oscillare, la y la possiamo mettere una costante, e a quel punto mentre prima invece abbiamo detto che la x era uguale alle coordinate del Sole, diciamo Sole x più raggio per cos φ, vi ricordo, mentre la y l'abbiamo messo Sole y più raggio per 1,5 per sin di φ. Queste erano le coordinate che gli avevo messo prima, quindi volendo ottenere un altro tipo di cicloide più rettilinea si può sostituire queste equazioni. E quindi eventualmente possiamo anche provare a potete farlo per esercizio. Adesso il video tutorial, giusto per semplicità, lo completiamo qua. Nel video scaricato su YouTube trovate tutti questi script. E l'esercizio appunto è quello di fargli fare la traiettoria rettilinea. E quindi per questo video è tutto. Buonasera, grazie.